Ciao a tutti amici di Ghost in Fog, ciao da Jimmy e da Caimano. Da Caimano. Siamo come al solito Caimano House con un bellissimo fuoco schioppettante qui a fianco a noi, anzi qui dietro noi, che ci tiene compagnia e ci dà un bel po' di calore. E niente, a questa puntata, a questo giro di Ghost in Fog faremo una esplorazione diurna in quel che riguarda il Vercellese, Trino Vercellese, che riguarderà appunto la chiesa della Madonna delle Vigne, e il Principato di Lucedio e il cimitero della Darola. Nel quale io in precedenza sono già stato per fare appunto riprese e alle foto in altre occasioni, sempre notturne che diurne, ma non per Ghost in Fog. E a sto giro Ghost in Fog si dedicherà appunto alle leggende di quel posto, alla sua storia e tutto quello che riguarda il mondo del paranormale, della stregoneria e tutto il resto. Bene, a sto punto do la palla come al solito a Caimano, che ci spiegherà il lato storico e esoterico di tutta la situazione che andremo a visitare tra poco. A te la palla, Caimano! Allora, il Principato di Lucedio nasce come complesso abbaziale nel 1123. Subito legato all'esoterismo perché viene considerato un portale per gli inferi. Un po' per dove sono state costruite le abbazie, soprattutto la seconda, a sud, esposta ai venti, non esposta al sole, perché sia la torre campanaria a base ottagonale di questa, sia della chiesa della Madonna delle Vigne, di cui ci occuperemo perché è quello che interessa a noi per il punto di vista esoterico, sono a base ottagonali, e sia per tutte le cose, le vicende strane che vi sono verificate nel corso dei secoli. Ma veniamo ora alla Madonna delle Vigne. Questo santuario è stato edificato nel XVII secolo. Ed è stato da una ventina d'anni, diciamo, sì, abbandonato e sconsacrato per vari motivi strani che si sono succeduti, per riti satanici che sono stati eseguiti in quelle zone e per le leggende che ne danno triste fama a questo posto. Difatti, si dice che già nel 1684 delle streghe abbiamo fatto un sabba nel vicino cimitero di Darola, poi visiteremo anche questo, abbiano evocato il diavolo che, impossessatosi degli abati, li abbia fatti degenerare e questi abbiano commesso ogni genere di atrocità. Usando il loro potere religioso hanno compiuto stupri, omicidi, perversioni varie, saccheggi. Pare che dopo esattamente 100 anni sia arrivato un potente esorcista da Roma e sia riuscito a ricacciare il diavolo negli inferi. A suggello di ciò è stata composta una musica che, nel caso il diavolo dovesse essersi ripresentato, avrebbe avuto la forza di ricacciarlo negli inferi. E qui la leggenda, perché nella Madonna delle Vigne, appena sotto l'ingresso, vi è un disegno di un organo a canne e vi è uno spartito, un affresco di uno spartito. Che sarebbe? Che sarebbe appunto questa musica. Lo spartito del diavolo. Il famoso spartito del diavolo. Questo spartito era stato cercato nei secoli in versione cartacea da più di uno studioso, da più di un ricercatore. E in realtà la combinazione di questo affresco è stata scoperta da un archeologo nel 1999, che ha fatto analizzare appunto questo spartito da una musicologa e sono saltati fuori dei particolari, delle connessioni tra le note e le parole.
E però pare che lo spartito, suonato al contrario, quindi da basso verso l'alto e da destra verso sinistra, abbia l'effetto contrario, cioè quello di evocare il diavolo. Mentre se si ascolta dalla parte Dritta, da una normale, parte rinforza il normale, sigillo del bene. rinforza il sigillo del bene. Sempre nel cimitero d'Arola c'è un'altra versione che dice che al posto di delle streghe fossero state delle ragazze normali con delle suore ad evocare il diavolo. E comunque in questi posti, nel Principato di Lucenio, nell'Abbazia, sono successe delle cose quantomeno strane, ma assolutamente probabili. Ovvero, Storicamente storicamente probabile. probabili. Negli anni 60, quando è stata ristrutturata una delle due abbazie, inspiegabilmente è stato murato dentro un operaio vivo. E questa cosa è probabile, eccetera. Una morte di una giovane accidentalmente bruciata, anche quella documentata dal giornale La Sesia e dalle forze dell'ordine dell'epoca. E poi ancora all'oggi pare che questi posti vengano utilizzati per fare dei riti satanici. Come tuttora penso anche il cimitero, perché il cimitero c'è gira la storia di questa strega che ha fatto un La sabbat. strega oppure delle ragazze insieme a delle suore che hanno evocato il Di demonio. questa E strega che ha fatto un comunque, sabbat e ha evocato il. questa cosa delle rievocazioni e via dicendo è tristemente famosa da 300 anni a questa parte. Quindi è Non è una una cosa che cosa non è da recente, ieri. no, non è da ieri, pare che è da 300 anni a questa parte e quindi un posto del genere merita assolutamente la nostra attenzione. Giusto, esatto. E niente, allora ci alzeremo, spiccheremo il volo, andremo via da questo coccolante fuoco che nel suo tepore per andare a Trino Vercellese e visitare tutti questi posti, Principato di Lucedio, la chiesa della Madonna delle Vigne e il cimitero sconsacrato, e vedremo Cosa troveremo? cosa troveremo in questa esplorazione diurna. Allora seguiteci. A dopo. A dopo. The Base. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Adesso stiamo andando alla. Siamo appunto a Trino Vercellese, come dicevamo poco fa nella presentazione, e stiamo andando alla Madonna delle Vigne e, come esplorazione diurna, per poi fare quella notturna. Ok, seguiamo il sentiero. Andiamo al K2. Accendi anche il K2, sì, giusto che non si sa mai, anche di giorno può succedere qualcosa di strano. Più strano di così. Guardate ragazzi, Adesso non lo iniziava già. Sì, ma rosso è arrivato. Ho visto. Vediamo. Non c'è niente più. Ragazzi, il K2 era già partito per la tangenziale. Lampeggiava come una discoteca. E siamo in pieno giorno, è pieno pomeriggio. Pensa quando verremo a fare anche l'esplorazione notturna. No. Beh, tu sai che in passato, puntata che non abbiamo registrato, Come Ghostly Fog, come Ghostly Fog. adesso la registreremo. Ok.
Però già il sentiero, ha un suo bel macabro perché. Tutto quello che è relativo al Principato di Lucilio, il suo macabro perché. Oh mamma, che brutta roba. Eccola qui, eccola lì ragazzi. Si presenta così al nostro cospetto. Sono sconsacrata da tantissimo tempo. Abbandonata. Però insomma, per essere una costruzione del XVII secolo, costruita su dei resti già precedenti, è venuta ancora molto bene. Anche la cima, come puoi notare, il tetto è ancora molto bello. È altissimo. È un vero peccato che una costruzione così bellissima sia stata abbandonata, però le tristi leggende hanno fatto sì che di renderla ancora venne scorsa. No, guardate. Facciamo un giro da fuori e poi entriamo. Ok. Ehi, guarda ragazzi. Ma anche qua. È in pieno giorno. Oh sì, sì. In pieno giorno. È fantastico tutto ciò. In pieno giorno. Cavolo, l'ho presa per po', anzi forse che non l'ho inquadrata. Ok. Adesso sì, Anche il tuo? Sì, ma meno, di più il tuo. È più sensibile. L'altra volta ce li siamo scambiati e ero uguale. Proviamo a scambiarci. Guarda. Dammi il tuo.
Dai, proviamo a entrare, va. Ci riusciremo a entrare con tutti sti lampeggi. Ok, ci accingiamo verso l'entrata. Sì. Oh, mica tanto, sono l'entrata, ragazzi, guardate. Io, anche il mio, è la manetta. Guardate. Ed è giorno, eh. Eccoci qua. Altissima. Guarda, guardate. Guarda qui. Guardate come brillano. Un albero di Natale. Guarda qua il mito originale. Eh sì. Deve essere bellissimo. Riuscirò a staccare la telecamera per far vedere un po'. Eccoli. Se prendi lo spartito. La cupola, aspetta. Le finestre, le decorazioni, gli angioletti, che comunque è ancora tenuto in buono stato, volendo. Beh, oddio. Tutta l'arcata centrale ha una crepa grandissima. Molti pezzi si sono staccati. Però quello che resta rimane molto. Oh, ehi, ehi, ehi. Oh. Ancora. Che roba. Fa comunque capire che era finemente decorata. E quella? Direi stile barocco. La famosa, il famoso spartito del diavolo. Quella pentagramma lì, quel foglio dipinto sulla balconata, dipinta. Un'architettura inquieta. Questo è stato distrutto a piccola, come se qualcuno cercasse. Ma lì hanno sradicato l'altare. Forse per il marmo. Eh? K2. Sì, lo sto riprendendo da qua. Questo è un buco che è stato fatto apposta, perché questi sono i cinaci di altare e delle altre parti messi dentro un buco che è stato fatto apposta per cercare qualcosa. Questo è un pavimento che è stato fatto dopo. Questa è una volta di mattoni. Li prendi qua di fianco. K2. Una volta di mattoni. Vedi? Sì, tirami fuori. Se guarda. Tu guardi dal fianco di lì, è come se questo buco sia stato volutariamente chiuso e coperto. Ma come sta andando? E quelli sono mattoni, questa è una volta. Sotto qua c'è qualcosa. Potrebbe essere guarda una stanza, guarda. Qualcosa. Sì, infatti ti ha detto di sì. Oh mamma. Eh sì, c'è qualcosa qui? Eh? Sotto c'è una stanza. Sotto qui c'è qualcosa? Vedi, mi rispondi? Vedi l'arcata, i mattoni. Qua c'è una fila di mattoni, uno sopra l'altra. Questa è una volta, qua sotto c'è una volta. Sì, sì. Sì, hai ragione tu, infatti ti dà ragione. Sì. È stata coperta con gli scarti dell'altare che purtroppo, e dei calcinaci, quello che è crollato è stato. Questo buco è stato scoperto, hanno trovato una volta e l'hanno chiusa. Avranno preso qualcosa, o avranno sotterrato qualcosa, o avranno scoperto qualcosa. Avranno scoperto qualcosa.
qualcosa c'era. Del resto, lo spartito è riemerso nel 99. Ehi. C'è qualcosa qua? C'è qualcuno? C'è un'entità? Sarebbe bello. Sì. Sì, sì, sì. Vedi che risponde. Sì, sì, sì. Vuoi che ti diamo una mano in qualche modo? Vuoi essere aiutato? Aiutata, aiutato. Vuoi che facciamo qualcosa per te? Che non sei riuscito a fare in vita? Che è successo qualcosa di grave? Sì, assolutamente. Questa è una volta ed è stata riempita di detriti. Vedi qua? Questo è il livello dei detriti e la spanna della fila doppia e tripla di mattoni alla volta. Capito? Tutta la pila lì che mano così. Dovresti venire dalla mia parte per vederlo lì. No, lo sto già vedendo. Hai ragione. Sì, sì. C'è una volta. C'è una volta. Riempita di detriti. Sì. Sarebbe interessantissimo sapere cosa c'è sotto. Solo che chissà quanto ci sarebbe da scavare. Questi detriti comunque. Guarda, guarda, che mano. Sono stati messi apposta questi detriti. Nessuno me lo fa levare dall'idea. Perché se tu guardi, sono tutti pezzi di altare e di chiesa che sono stati messi apposta. Guarda, che mano. No, qua c'è qualcosa di forte. Se, se viaggia anche sì, in pieno giorno. Qua sotto sì. E qua tutto il discorso. E qua sotto. Qua c'è qualcosa. C'è qualcosa qui sotto i nostri piedi. Eh? Me lo fai sapere in qualche modo? Punta la pila nel soffitto. Vediamo se riesco a vedere. Troppo debole. Tira su più su. Vai al centro. Questa qua è tutta la... il retro della chiesa. I primi gradini sono stati tirati via per non rendere accessibile i piani alti. Vedi, i cornicioni, la prima fila di cornicioni è resa agibile da quella botola che ti porta sopra e puoi camminare lungo i cornicioni. Però ovviamente saranno circa 4-5 metri di altezza. Mi prendi la mia pila che hai in mano? I primi gradini. Grazie. Qual è la botola? Cerca di far luce lassù. Dove sto facendo luce? Bravissimo, proprio lì. Qua ci sono tutti i radini di ferro, ma arriva fino a questa altezza. Cioè, ossia, sono stati sradicati dal muro praticamente. Per non far salire le persone. O per sicurezza o per qualcosa di strano. Boh. Comunque, come dicevo prima... tutto il soffitto con la decorazione ormai cancellata dal tempo, dal abbandono, dal degrado di questa vetusca costruzione. MV, Madonna delle Vigne. E adesso ragazzi andremo a fare un giro al cimitero. Al cimitero di Darola, dove Darola, è nata la leggenda. La leggenda della strega che ha fatto il suo sabba e che ha condizionato. Oppure la versione tutta la delle comunità. Ragazze con le suore. Perché ci sono due versioni. Sono tante versioni che si intrinsecano tra di loro. Allora tra poco ragazzi.
ragazzi, adesso per andare verso il cimitero passiamo per il Principato di Lucedio, quale stiamo andando, perché c'è la Madonna delle Vigne, il Principato di Lucedio, dove ci sono le due chiese, che comunque è proprietà privata, e poi poco più avanti, il Principato del Lucedio, c'è il cimitero, dove la leggenda narra tutta la sua storia, che noi abbiamo accennato alla presentazione della nostra esplorazione diurna, perché poi faremo quella notturna. Ecco lì le due chiese. Principato di Lucedio, vedete? Proprietà privata. E adesso andiamo poco più avanti. Ragazzi, siamo nei pressi del cimitero, come potete vedere le mura. Adesso entriamo a vedere che cosa c'è al cemetery del Principato di Lucedio. È acceso il K2? Sì, questa qua è l'entrata. Quanto pare si può entrare e noi varchiamo la soglia. Ok, accendiamo il K2. Ci sei? No, ci sono dei funghi bianchi che, mano, secondo me sono avvelenati. Sono fatti con il marciume dei cadaveri. Ok. Quindi vuol dire che è abbandonato da molti. Controllato i muri perimetrali, per adesso lati di cose così non sono in più. Questo cimitero di che anno è? Ah, è stato consacrato nel 1768. Probabilmente sorgono delle cose più vecchie. Ok. Ah, guarda. C'è stato un rito. Adesso non so dirti se... Allora, tutti sono... i fogli, io non so di che scrittura si tratti, però sono identici uno all'altro. Sono rune. È scrittura runica. E queste non sono macchie, ma in sangue. Queste qui, ragazzi... Non toccare. Sono... questo è sangue. Un qualche tutte patto, macchie, qualcosa tutte macchie in sangue. Un segno di vita, si vede. Senti, facciamo una cosa. Interessante. Ce la fai a fare una foto in modo da poter fotografare il testo? Aspetta. Molto. Sì, adesso la faccio. La faccio di sicuro. Fammi un attimo fare un giro. Allora, la facciamo quando dobbiamo. Prima di andare via la facciamo. Allora, da qualcuno, almeno capiamo. Prima di andare via la facciamo.
Però sì, capovolte, se mi lo fermi, 666, sentato. 666 The Rumble Road Beast, l'angioletto. Chissà quante se ne viste sti due angioletti qui. Qua ho questo qua, un fantoccio, qualcosa del genere. Sarà servito per qualche, anche questo, per qualche cosa, per qualche rito. Su pezzi di marmo di un altare, come potete vedere. Anche questa è un'altra. Una foto. Vabbè, ma lo faccio tradurre anch'io, ne conosco tanti di come si chiama? Di amici, amiche pagane, quindi. Ma più patto di sangue mi sembra più una cosa di, non vorrei dire una cazzata, più satanismo che paganesimo. Comunque. Hanno pure avuto la capacità di mettere il tappetino, eh? Tutto chiaro. Sono messe negli stessi punti Vabbè. di un pentagono. Guarda il pentagono. Guarda come sono messi i fogli. Questo Certo. sasso è stato spostato. Vedi? Dai, fai una foto Aspetta, dopo la faccio. Prima di andare via la facciamo. Adesso facciamola per illustrazione. Qui, ragazzi, due lapidi, una e una due. Qui giacciono le salme di Vittoria e Teresa Ronco. Videro la luce nel giorno alla stessa ora. Compito appena il terzo lustro dell'età. Volarono in grembo a Dio nell'anima delle due vergini gemelle troppo presto. Ahi, partite agli amplessi dei genitori. Invoca pace e riposo. Il padre, inconsolabile, anno 1868. Portate dal vecchio cimitero nel giorno dell'11 febbraio 1894. E questa è un'altra lapide. Padronessa di un carro di Ronco Evasio. Questa qui deve essere una tomba di famiglia, forse una cappella di famiglia. 1894. Facciamo vedere l'altra cappella. Un'altra cappelletta. Ah, ecco, questi che ci sono le lapidi. Questa è un'altra lapide qua, questo cosa è Morto il specie? 14/3/1943. 43. Quarantatré, ancora sotto la guerra. Ecco, ci sono tutti i pilastri. Secondo me queste qua sono lapidi abbandonate, buttate lì, resti Vedi di questa tombe. forma di cono? Hanno fatto un po' di pulizia. Anche questo, vedi? Segui il sentiero. Questo posto È inquietante. è inquietante. È abbandonato da parecchio. Ragazzi, qua abbiamo le tombe. E forse l'ultima è ancora sana. Guarda, non vedi? È No, direi. Ah, no, è stata picconata anche lei, stata vedi? picconata, ma non puoi portare via una bara. No, direi di no. Anche quella là in cima, Sì, allora. anche questa qua. Allora questa. E qua cosa c'è? Oh mamma. Cos'è questo? Mi Una raccomando. bestia morta, un cane morto. Ma sai che non saprei. Ma A guarda la volte è una zampa, a coperta. volte una coperta, qualcuno l'ha cuppata. Povera bestia, o era vecchio. Non sai neanche se che razza di animale sia, non si può capire Che brutta roba. se è un cane, se è qualche altra bestia. E qui dei guanti in lattice.
No, di gomma. Di gomma. In perfetto stato, quindi vuol dire che sono recenti, si legge addirittura il numero della matricola su quell'altro là. Ecco. Chissà che cavolo non hanno combinato. E comunque anche lassù c'è una tomba intera, vedi? È stata picconata anche lei, forse probabilmente sono state picconate per vedere se c'era dentro qualche bara. O forse è vuota. Trasportate in un cimitero consacrato. Può anche darsi. È stata arrivata addirittura la croce. Beh, a parte la bestia lì sotto avvolta nella coperta, il resto è facilmente plausibile. Essendo il cimitero abbandonato, probabilmente da chissà quanto, dal dopoguerra. Ehi, ehi, io ho sentito qualcosa. Hai sentito un mugigno? Sarò io che mi faccio condizionare. Non è che è il mio giubbotto. No, il tuo giubbotto moccola, smoccola. Oh no, forse sarò io quel col marmo. C'è qualcuno qui con noi? C'è qualche presenza dentro questa cappella, questa chiesa? C'è qualcuno che vuole comunicare con noi in qualche modo? Anche a me è tranquillo. E rieccoci qua in studio, tra virgolette, a casa Caimano. Allora, cos'è? Vi è piaciuta la nostra esplorazione diurna? Che poi ovviamente faremo anche quella notturna. Ambienteremo bene la situazione per poter ricreare appunto qualcosa di più evocabile riguardo la chiesa sconsacrata della Madonna delle Vigne. Però è stato importante fare anche la diurna, perché alcuni particolari in notturna è difficile che si colgano. Infatti abbiamo fatto tipo il buco dietro l'altare, assolutamente sì, scavato apposta, nel quale appunto dove vedi il K2, il K2 che comunque ha una sorta di giorno, ecco, che K2 comunque ha una sorta di botta e risposta anche con le mie domande, nel quale anche in pieno giorno, come avrete notato dalle immagini, fuori dalla chiesa, i K2 la lampeggiavano come, certo, luci da discoteca, insomma. Sarebbe bellissimo poter avere il permesso, perché ricordiamo che il Principato di Lucedio è comunque una struttura di proprietà privata. Sarebbe bellissimo poter avere il permesso per poter fare degli scavi e vedere cosa si trova al di sotto del pavimento dietro all'altare, perché sicuramente si tratta di una camera sotterranea di una volta. Comunque sarebbe interessantissimo poter fare delle ricerche. E appunto da lì poi ci siamo spostati al cimitero, è stata la volta del cimitero, e anche qui abbiamo avuto dei riscontri, come avete visto, che danno ragione
alla tesi, macabra sorpresa, diciamo, sì, anche se alla posso. tesi della strega che evoca il diavolo che fa il Saba. Ma qui cristianità e paganesimo si incrociano come delle trecce da cavallo. Beh, certo è che seppur i fogli fossero in tranquillo formato da stampante e magari fatti col computer, però assolutamente qualcuno ancora i riti li fa. Sì, avete visto Come dei si fogli, un può vedere benissimo dalle immagini, c'è la tappeto, foglio cerchio. situazione, 6 fogli, posizione a pentacolo, ognuno macchiato di sangue, insomma, mi Ogni foglio sembra macchiato di chiaro sangue. che poi sia qualcuno che lo fa per imitazione o per provare, o che sia qualcuno che lo fa perché è conscio di cosa sta facendo, però purtroppo E comunque questi luoghi sono ancora usati a tutt'oggi, da è la prova. 300 anni a questa parte ancora. E comunque i fogli sono rune, sono scritte con scrittura runica, quindi è un qualcosa che comunque riguarda un certo tipo di trascendenza. Bisognerebbe indagare meglio. Infatti Infatti, le foto le abbiamo fatte e poi faremo tradurre il ti faremo testo, cercheremo di tradurre. capire in seguito cosa vi sia scritto su quei fogli. E ci siamo spostati su un'altra cappella, come avete visto dalla foto, e abbiamo visto praticamente una cappella di famiglia, le tombe prese Svuotate. sfondate, appicconate anche lì o ammazzate proprio. E appunto abbiamo visto anche il corpo di una povera bestia, difficile da definire, ma potrebbe essere comunque sia un cane, un cadavere di un cane avvolto in una coperta, portato lì apposta, dei guanti di gomma, Sì, non ma recenti. recenti Ma anche i fogli perché non erano recenti. erano Anche i fogli erano recenti, non che non recenti, erano, erano sì, erano recenti. recenti. Assolutamente che i guanti di gomma si leggeva la matricola, perfetti, puliti, in buono stato. Atti di vandalismo vari, lapidi Questo vuol dire che il spaccate. luogo è frequentato Ancora ancora adesso. all'oggi, Sì. odiernamente, per quali strani motivi. Cercheremo di capire in seguito, analizzando il testo dei fogli. E come avete notato, ripeto, ai K2 in pieno giorno hanno fatto il loro lavoro, e sinceramente io ci sono già stato altre 2 o 3 volte lì alla Madonna delle Io Vigne. una volta di notte il K2 era una cosa E allucinante. quando sono andato io, K2 non era niente, non lampeggiava, era una cosa abbastanza smorta. Sì, un paio di foto sono uscite abbastanza interessanti, che poi una foto che ho scattato io è stata interessante. Beh, la cosa interessante da dire è che il K2 che viaggiava in maniera Pieno a rosso regime e pieno viaggiava. regime. Gli unici momenti in cui non viaggiava era quando abbiamo provato a mettere la musica del famoso Spartito del Diavolo. Ecco, in quei momenti lì, zero assoluto il K2. Sono cose quantomeno stravaganti. Coincidenze, non Che coincidenze. poi abbiamo provato a camere spente a mettere la musica dello spartito del diavolo, perché quando faremo per fare delle prove così, e K2 non andavano e stavano muti, stavano zitti, non davano nessun segno di vita. Quando torneremo a fare la nostra esplorazione notturna, daremo modo anche di filmare lo spartito del diavolo e vedere la reazione circostante a camere accese per vedere quello che può succedere realmente dal vivo. Ci riproveremo in maniera ufficiosa. Certo, purtroppo avremmo dovuto fare le riprese subito, perché quello che è capitato era inquietante, stravagante, coincidenze per chi ci crede. Boh. Ok, ragazzi, questo è quello che siamo riusciti a tirare fuori da questo filmato. E niente, non di Ghost in Fog, ci vedremo presto, prossimamente con un'altra avventura e con altre sorprese, con altre situazioni da scoprire, altri luoghi da scoprire, altre storie da imparare e altre leggende da raccontare insieme a Caimano.
al suo fuocherello e a Caimano House è tutto. Vediamo una buona serata E un arrivederci. e un arrivederci al prossimo giro, ok? Ciao ragazzi! Anzi, dimenticavo, Jimmy Neurorock su Facebook, digitando sul vostro bel PC o sulla vostra bella tastierina sul cellulare, oppure il nostro gruppo, sempre su Facebook, digitando Ghostly Fog, ci troverete. E mi raccomando, seguiteci sul nostro canale Ghostly Fog. Ciao ragazzi! E Alla prossima. E un beso, ah, un beso. the base.